Grande partecipazione per la seconda edizione del torneo di Scopa, promosso dallo SPI, il sindacato dei pensionati italiani CGIL. La kermesse, durata 6 giorni, ha visto impegnati gli appassionati di Scopa di Casa Giove e dintorni. Ben 40 i partecipanti che si sono cimentati con un gioco di carte che resta molto appassionante, in quanto unisce la fortuna alla bravura e ad una vera e propria tecnica. Oltre ai giocatori, le partite sono state seguite con tanta passione da uno stuolo di appassionati. Al termine della finalissima, che si è svolta ieri sera in Piazza Vanvitelli a Casa Giove, le premiazioni per tutti ed in particolare per i meglio classificati. A consegnare coppe e medaglie, l'assessore alla cultura Davide Rotunno, il neosegretario dello SPI CGIL Angelo Tennerello ed Ettore Nardi, papà dell'avvocato Pietro, già assessore del comune di Casa Giove. La Nardi Farm di Francesco Nardi è stato uno dei principali sponsor del torneo. Il primo posto in assoluto se lo è aggiudicato Antonio Rovello, secondo posto invece per Domenico Del Rico, entrambi del rione Coccagna. A seguire lo staff ha offerto a tutti i partecipanti un piccolo buffet. Sono onorato e soddisfatto, ha affermato il segretario provinciale dello SPI, che ha voluto ricordare che lo scopo dell'organizzazione di questi tornei è quello di favorire la socializzazione e non soltanto la disputa. Inevitabili gli sfottò tra vincenti e sconfitti, come inevitabili sono le lunghissime discussioni per una giocata sbagliata. Fa tutto parte dell'universo del gioco, che gli organizzatori hanno ricreato benissimo, creando interesse per un torneo di scopa che significa anche tanto altro.